Dottor Zaro dice che l'ospedale di Gallarate è tornato ai livelli degli anni Ottanta. Cosa significa? Significa questo. Sto facendo la fotografia di oggi. Mi auguro che domani, sto parlando di domani, entro questa settimana, la situazione progressivamente si modifichi. Però se io faccio una fotografia delle risorse dedicate oggi, del numero di posti letto oggi attivi per pazienti di riabilitazione, e sto parlando di riabilitazione a tutto campo, non solo motori evidentemente, nel nostra ex azienda ospedaliera di Gallarate, perché io ahimè no, eredito un po' questa memoria, e devo dire che le risorse dedicate, posti letto eccetera, corrispondono alla fotografia dei primi anni Ottanta. Lo dico perché io c'ero, sono abbastanza vecchio per poter essere testimone. Ecco, chiaramente questa fotografia mi auguro che diventi un film che vede ricostruire quello che l'emergenza Covid, lo tsunami del Covid, ha al momento demolito. Un'altra cosa, se interventi super specialistici posso pensare di decentrarli, magari non vicino, interventi invece di prossimità sono essenziali per lavorare su situazioni che hanno bisogno di cure quotidiane, continuative, magari che durano nel tempo e durano per anni. Non è pensabile di decentrare in un luogo specialistico, no? Cioè magari lontano, interventi di questo tipo. Poi, cosa si potrebbe dire d'altro? Un'altra cosa fondamentale riguarda il fatto che non devono essere disperse le risorse, la cultura che negli anni è stata costruita attorno a questo bisogno, che non è improvvisabile, non è facile, no? E sto parlando di infermieri, di tecnici, di medici, di psicologi, cioè non so se rendo l'idea. Dimenticavo un dettaglio, che non è un dettaglio. Lo tsunami Covid stiamo osservando che passa, o perlomeno trova una sua compliance. Lo tsunami disabilità, cronicità, non passa, anzi cresce. E nel momento in cui un ospedale, diciamo un ospedale nuovo per acuti, si dovesse trovare a far fronte a questo tsunami, dovrebbe pagare in termini di inefficienza drammatica, perché abbiamo visto lo tsunami Covid che impatto devastante ha avuto sui nostri ospedali in assenza di interventi che potevano essere invece territoriali. Qui parlo di case di comunità, di ospedali di comunità, parlo di interventi riabilitativi a tutto campo che soltanto possono essere veramente un, non dico un argine, perché non si tratta di arginare, si tratta di prendersi cura di questi bisogni, tutt'altra cosa.